Buongiorno e buona settimana, bentornati a Dai Break 24 mattina, fine settimana caratterizzato da una forte ondata di maltempo che ha colpito la Puglia. Non sono mancati nuovi bragi ed anche trombe d'aria che hanno destato più di una preoccupazione. Ma vediamo come sarà il tempo almeno nella giornata odierna e lo facciamo con l'aiuto del meteorologo di Area News, Adriano Cotugno. Salve a tutti e ben ritrovati dopo un fine settimana che ha visto l'arrivo di maltempo sulla nostra regione con piogge temporali e un deciso calo delle temperature. Pian piano la bassa pressione tenderà a spostarsi verso est, lasciando spazio quindi all'anticiclone di abbracciare gradualmente da ovest la nostra regione. Tempo quindi in miglioramento, ma non mancheranno nella giornata di oggi gli ultimi fenomeni. Guardiamo quindi nel dettaglio quello che accadrà in Puglia tra oggi e giovedì. E infatti nella giornata di oggi avremo ancora instabilità sul nostro territorio, con fenomeni che dal mattino colpiranno il Foggiano in maniera irregolare, quindi si tratterà di fenomeni sparsi, anche localmente temporaleschi, come accadrà sul Gargano, sul Subappennino Tauro. Nel corso delle ore pomeridiane poi si attiverà una linea temporalesca che tenderà a colpire principalmente tutte le zone interne, poi per via delle correnti settentrionali i fenomeni si dirigeranno verso il Salento occidentale, l'Arco Ionico e poi l'altopiano delle Murge ed il Tavoliere delle Puglie. Per quel che riguarda invece le zone costiere adriatiche, qui saremo più al riparo con nubi alternate a schiarite ma bassa possibilità di fenomeni. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali, è ancora una giornata fresca, ma sono le ultime ore di fresco perché. Questa dunque è la situazione per quanto concerne l'ondata di maltempo in Puglia, ma soprattutto anche le previsioni di questo inizio settimana, come dicevamo anche in apertura di giornale. È stato quello appena trascorso un weekend da incubo per la Puglia, per nubifragi e trombe d'aria. L'estate 2021 non sembra conoscere mezze misure in Puglia, dove dopo l'intensa ondata di afa che ha aperto la bella stagione, ci si prepara ad affrontare un weekend all'insegna del maltempo. Forti temporali si sono abbattuti fin dalla serata di ieri sul nord della regione, colpendo diversi comuni del Foggiano. A Rodi Garganico, come testimoniano le immagini, in poche ore sono caduti 112 mm di pioggia, allagando strade e cantine e creando diversi disagi. Fenomeni meteorologici estremi anche a Cerignola, dove nella serata di ieri una tromba d'aria ha attraversato alcune zone della città. Il gigantesco cono d'aria è stato ripreso da molte persone con i telefonini. Tanta paura, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né danni di grande entità. E il peggio, a quanto pare, deve ancora venire. E adesso occupiamoci dell'ondata di maltempo drammatica che ha colpito la Germania, è salito a 188 il numero delle vittime, anche in Belgio, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Per quanto riguarda la Germania, le vittime sono 157, mentre per quanto concerne invece il Belgio, 31. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha visitato le zone colpite dall'alluvione, la Renania, la Westfalia e la Sassonia, mettendo anche in evidenza che la dimensione della catastrofe è davvero surreale e ha anche detto che la politica deve tenere conto anche del fattore climatico ambientale. Ed ora l'emergenza sanitaria. Il 50% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale, con particolare attenzione per quanto riguarda la categoria over 12, che ha raggiunto il 50%. Complessivamente sono 61 milioni le dosi di vaccino somministrate. Ed intanto, per quanto concerne l'emergenza dei numeri a livello nazionale,
regionale c'è una condizione ancora di leggera salita con un tasso di positività che è arrivato vicino al 2%. Per quanto concerne invece il dato in Puglia, il bollettino regionale della domenica mette in evidenza che i casi sono 79, sabato ne erano 81, 26 nel Varese, 14 nel Quindisino, 11 nel Salento, 8 nel Tarantino e 3 a testa nella Batte e Poggio, per un totale di casi a livello regionale di 254.136. E scendono sotto il 1,5 milioni gli italiani che quest'estate hanno deciso di andare in vacanza all'estero, dove in molti paesi si registra la ripresa di contagi con disagi ovviamente per il rientro dei nostri connazionali. E quanto è emerso da una indagine della Coldiretti a preoccupare appunto la ripresa di contagi che stanno interessando le più importanti mete turistiche, con nuove limitazioni tra l'altro per quanto concerne gli spostamenti. Il 33% resterà comunque nella propria regione di appartenenza. E l'ambia pagina sportiva di questa giornata di Dai Break 24 mattine dedicata alle Olimpiadi di Tokyo, perché a 4 giorni dall'inizio della kermesse si susseguono i casi, ma anche una notizia che per quanto riguarda l'Italian Tennis è davvero, come si può dire, una mazzata, e che ha riguardato Matteo Berrettini. Dopo essere uscito a testa altissima dalla finale di Wimbledon, sconfitto dal numero uno mondiale Novak Djokovic, per il tennista azzurro Matteo Berrettini arriva una beffa amara. Non parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Lo ha comunicato lui stesso dopo aver appreso che una risonanza per controllare l'infortunio alla gamba sinistra che lo aveva colpito durante il torneo londinese ha messo in evidenza che quell'infortunio è più serio del previsto e dovrà restare 2 settimane a riposo. Sono devastato dall'idea di non poter giocare le Olimpiadi, ha detto Berrettini. Rappresentare il nostro paese è un onore immenso. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti azzurri e vi supporterò da lontano. Mimmo Siena, Sport Report 24. E la preoccupazione dell'emergenza coronavirus cresce anche alle Olimpiadi di Tokyo, che partiranno tra 4 giorni. Ancora 2 casi di positività sono emersi nelle ultime ore. L'emergenza sanitaria continua a dare grattacapi all'organizzazione dei Giochi Olimpici in Giappone. Mentre la cerimonia di apertura è in programma il 23 luglio a Tokyo, altri casi sono stati registrati. Dopo i 15 di sabato, domenica è emersa la positività di 2 componenti del Sudafrica. Si tratta di un match analyst e delle CT della nazionale di rugby. Si registrano defezioni anche in altri sport. Dopo quella per infortunio di Matteo Berrettini, arriva la notizia che la promessa del tennis americano Coco Gauff, positiva al virus, ha deciso di non partire per il Giappone. La paura cresce con il passare delle ore e mentre il Comitato Olimpico Nipponico fa sapere che si sta facendo il possibile per prevenire i casi, la gran parte dell'opinione pubblica pensa che annullarli sarebbe stata una decisione saggia. In questa atmosfera l'avvio dei giochi si avvicina sempre di più, fra speranze e paure, in una dimensione sportiva difficile per tutti. Mimmo Siena, World News 24. E le ultime notizie che ci arrivano da Tokyo vanno a presagire davvero che la situazione non finisca qui, perché sono stati registrati altri casi. Allora, 6 nel team di atletica leggera, più 2 dello staff in isolamento per contatti con un positivo che sull'aereo che li portava a Tokyo. Squadra di atletica australiana in isolamento, c'era stato un caso sospetto poi rientrato. Per quanto riguarda la federcalcio sudafricana, sono positivi un dirigente e 2 giocatori, quindi come vedete la situazione è ben lungi dall'essere terminata, anche perché in 15 giorni di gare ovviamente
Si dovranno fare i conti con una serie di situazioni certamente poco procrastinabili, quindi le eventuali situazioni di positività e quarantena potrebbero addirittura mettere a repentaglio i programmi delle varie discipline che saranno protagoniste. Naturalmente vi terremo aggiornati, adesso ne siamo arrivati alle 8:45 minuti, termina qui questa edizione di inizio settimana di Time Break 24 Mattina. Vi ricordo che le notizie, i servizi e le edizioni dei nostri telegiornali li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Ci ritroviamo questa sera alle 18:45 con Evening News. Grazie per l'ascolto e buona mattinata.